Nell'anno 2022 la domanda di energia subisce un incremento e contestualmente la disponibilità di energia e quindi la sua offerta diminuisce. Il tutto strettamente connesso anche ad un incremento molto sensibile dei prezzi per i consumatori. Il principale fattore che ha portato l'Europa ad attraversare l'attuale crisi energetica è senza dubbio la guerra scoppiata in Ucraina a febbraio 2022. Ma già nel dicembre 2021 l'Angelo della Misericordia aveva avvisato il fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia dicendo: gettate le armi prima che ci sia la conflagrazione degli idrocarburi con aumento dei prezzi e riduzione di forniture.